Ciao a tutti da Tiger, siamo in un nuovo video di Fortnite e oggi siamo sempre in singolo per fare l'ultima vittoria reale, almeno spero, l'ultima vittoria reale, ovvero la facciamo appunto con il protagonista di questa stagione, che era stata la prima skin, l'agente Jonesy. Domani ci sarà il nuovo pass, alle 7 ci sarà l'aggiornamento, anzi forse penso pure alle 5, ci sarà già l'aggiornamento e alle 8 i server saranno on. E noi potremo finalmente giocare alla nuova stagione, che dovrebbe essere tutta a tema alieni. E ci dovrebbero essere molte collaborazioni questa volta. Bellissimo questo. Ci dovrebbero essere molte collaborazioni. E appunto molti dicono, tra i teaser che sono usciti, le notizie, che appunto nella nuova stagione ci sarà Superman nel pass e altre collaborazioni. Insomma, avrei preferito Naruto, però Superman per completare i personaggi Marvel non è male. Meglio Superman magari che qualche altra stronzata. Che comunque sicuramente ci sarà qualche skin a stile alieno. Comunque ci sarà sicuramente, non ci sarà l'evento, ragazzi. E ci sarà sicuramente un evento iniziale, come è stato per questa stagione. Ormai lo fanno così. La skin segreta è stato, che cazzo ti nascondi qua? La skin segreta probabilmente la sapremo subito, come è stato per quanto riguarda la skin di questo pass, che era Neymar. Quindi diciamo che sono un po' cambiate le cose. Intanto che mi cure tutto, vi spiego un po'. Sono un po' cambiate le cose. Infatti ormai su Fortnite, per quanto riguarda i pass e le nuove stagioni, si sa già subito tutto quello che ci sarà dentro il pass, tra skin segrete e altre cose. Così sbagliamo un pochino. E niente. Ok, abbiamo ucciso il boss. Inutile che ve lo faccio vedere. Sicuramente avrò tagliato questa parte. Intanto ormai lo ammazziamo 300.000 volte. Ci prendiamo lo scar. Abbiamo attivato una bella taglia. Ok, curiamoci un pochino. Che la taglia è vicina. Vi stavo dicendo, ormai si sa tutto prima, ormai si sa che era a tema alieni, ormai si sa, domani mattina si saprà già quale sarà la skin segreta, sarà tutto. Io spero che proprio, se non deve essere Naruto, spero che ho qualche skin migliore di Superman, spero che sia almeno Superman, perché non voglio che mettano altre skin di altri, perché sicuramente, allora diciamo che la gente si è un po' rotta delle collaborazioni su Fortnite, si è un po' stancata delle varie cavolate che stanno facendo, perché comunque io gioco dalla season di Mida su Fortnite, quindi comunque non ne posso sapere più di tanto, però so che prima le skin segrete erano delle skin create apposta per il gioco, invece adesso non è più così. Ok, allora Gatto Grill, ovviamente ormai noi sapete che faccio questo giro qua, questa rotazione qua quando faccio battaglia reale in singolo, soprattutto, ma quasi sempre, diciamo. Eccola, c'è uno intanto, facciamoci subito lo spas. Non ce lo facciamo mai mancare. Il mio pompa preferito ormai, mi ci sono molto affezionato. Una volta usavo più i tattici, se si dice così, ma adesso ormai no. Stavo dicendo, ormai la gente è abituata con le skin proprio create apposta a tema storia, invece mo le storie, diciamo, sono molto, non lo so, variano, la storia varia, la skin è sempre una collaborazione, la skin segreta, quindi questa cosa anche a me non piace tanto, perché vorrei avere una skin praticamente nuova, mai vista, cioè una cosa mai vista. Ok, questa mi pusha sicuramente. Questo va. Distrutto. Vedete, quando vi boxate, che c'è queste situazioni strette, spammate con lo scar se l'avete, perché veramente vincete tutti gli scontri tranquillamente. Non perdete tempo a tirare una pompata, che magari, dato che i pompa in questa stagione sono molto buggati, perché fanno quello, i danni li fanno a casaccio. I danni li fanno a casa, ci rido perché la gente che pusha, la gente tra yard non la posso vedere proprio, quindi ti becchi la risata e non me ne frega niente. C'è un altro? È arrivato un altro mo? Sicuramente si sta... infatti, forse ce la possiamo fare. Merda, che visuale di merda. Sta
Comprando, vai. Vabbè, però guardate gli ultimi due colpi come non sono entrati. Però è senza shield. E forse anche con un po' di vita in meno. Incredibile, raga. Sto gioco, ve l'ho detto, sta season secondo me è molto. Cioè, secondo me è la season più buggata. Sono sicuro. Pom! Bello. 24. L'ho preso in pieno, però. Sì, mira assistita. Guarda quando mi ha tolto lui. Con un colpo a casaccio, dall'alto. Che roba è quella? Aimbot? Guarda! Un po' stancato però. Ma non so se andare giù e gli tiro una bella pompata oppure lo sparo dall'alto. Che cazzo sta facendo? Aspetta, passiamo qua. Hai fatto proprio la mossa più sbagliata che potevi fare. Ciao, coglione. Aia! Noi arrivano 3.000 messaggi oggi, soprattutto nei gruppi di Fortnite, per la nuova stagione ormai è alle porte. Comunque non vi ho detto perché ho scelto proprio Jonesy per l'ultima partita, l'ultima vittoria reale. In realtà ne avrei un'altra, ne avevo fatto un'altra con Tigressa, in singolo anche, oltre a quella che vi ho portato oggi sul canale. Però, boh, non lo so, questa qua, secondo me è più importante farla con Jonesy, questa qua infatti. Almeno sperando di farla. Ecco, appunto è il personaggio ormai chiave di questa stagione, anche se la prossima stagione è tema alieni, però vi ricordo che l'evento di questa stagione è iniziato con lui, che doveva in qualche modo aiutare quello stronzo che era intrappolato nel punto zero, la guglia, ma non so se quello era il punto zero o era qualcos'altro, comunque sì, cioè, ci siamo capiti insomma. Ok, e allora, vediamo un po' qua, corso commercio. Mi sembra desolato, anche se penso che hanno fightato e hanno lootato tutto. Qua di sotto si nasconde qualcuno, controlliamo. No. Ok. Va bene. Poi comunque vi devo dire la verità. Secondo me le skin più belle di questo pass sono state proprio Jonesy, che secondo me la volevano tutti, la gente Jonesy, con tutte le sue varianti, con tutti i costumi, è stata una delle skin secondo me più bella di Fortnite, almeno per me, che comunque amo molto le skin maschili, perché non so questa cosa che devono usare per forza quelle femminili, perché sono sottili e tutto, però comunque, essendo che noi siamo dei maschietti, è giusto che diciamo, è come se giocassimo con le skin maschili, come se... Non lo so, come se facciamo finta di essere quel personaggio, ci immergiamo nel gioco, capite? È più bella questa cosa. Non so se tutti la pensano come me o se avete capito il concetto, però penso di aver fatto capire quello che intendo. Un'altra skin che mi è piaciuta molto è il pulcino, però la versione quella azzurra della Slurp. E Lara Croft, soprattutto la versione PlayStation, bellissima. E basta, vi devo dire la verità, le altre skin non mi sono piaciute proprio. Raz, sì, è bello, ma non, niente di che alla fine. Non vi pensate che sia una skin, chissà che si poteva fare di meglio. Quindi un pass che se non c'erano queste due skin, almeno queste tre skin che ho appena detto che mi piacciono molto, sarebbe stato un pass veramente deludente. E ho paura anche per il pass. Questo che vuole fare? Vi dico la verità, ho paura per il pass nuovo, perché non lo so, ho visto che ci sono tante collaborazioni strane, anche per quanto riguarda un giocatore di basket, LeBron Jones, non so se l'ho pronunciato bene, scusate se l'ho pronunciato male, e ci sono un sacco di collaborazioni anche tipo con altre cose, comunque ho visto parecchie cose sui gruppi. E non lo so, ho paura che cioè, mettono magari una skin giusta al tema aliena per la stagione, altre mettono tutte skin di collaborazioni e viene un pass veramente merdoso. Questa paura c'è. Però ovviamente avevo paura, la stessa paura l'avevo per la stagione nuova, vi dico la verità. Però poi almeno
quelle due o tre skin che cioè, mi erano piaciute molto, come Jonesy, il pulcino e Lara Croft, mi sono, diciamo, un pochino tranquillizzato. Spero che sarà almeno non dico per tutto il pass che mi deve piacere, per almeno 3-4 skin del pass spero che mi piacciono almeno parecchio, perché non voglio buttare, non voglio, che alla fine ti dà pure i V-Bucks, quindi il pass è una cosa che alla fine sempre conviene, o ti piace o non ti piace, conviene sempre, anche per fare le missioni, per livellare, per fare qualcosa su Fortnite, se no non avrebbe manco senso giocare a Fortnite, dopo un po' ti stufi senza il pass. Però non lo so, ragazzi, vedremo, domani vedremo. Diciamo che sono contento. Le aspettative le ho al 50-50, cioè ho delle aspettative che ho paura da una parte, che viene una merdata sto pass, che sarà il primo pass battaglia che non mi piacerà. E da una parte spero che sia un pass tutte con skin fighe, oppure con piccole collaborazioni di persone che mi piacciono, non lo so. Qua c'è qualcuno. Mi pushano. Ora pensiamo a vincere la partita, dato che siamo rimasti in pochi, e basta. Com'è andato questo? Si è ritirato? C'era pure quello là che mi buttava l'arco puzzolente addosso, eh. Non ci dimentichiamo di quello. Non lo so dove cazzo sta qua. Vabbò, vediamo che fa la safe. Ok, gli ultimi due siamo rimasti in tre, quindi praticamente. Cazzo, 4 e 5 si ammazzo quei due. Non abbiamo fatto manco le 6 kill, però vabbè, 5, dai, se facciamo anche vittoria reale. Non è male, dai. Alla fine l'importante è che facciamo una bella vittoria reale, una bella battuta finale con la gente Jonesy che ci sta tutta. Quindi conviene posizionarsi già in safe e attaccarli. Allora, stanno fightando per bene, eh. Questi me li posso pulire. Ah, c'è pure quello là con l'arco, quindi mi posso vendicare. Ciao. No, ma era quello là, quello con l'arco, mi sa. C'è la skin di livello 300, quello. Ma come cazzo fanno la gente? Ma quanto ci giocate? Ma questo è forte comunque. Già per sparare così e senza paura. Senza coprirsi. Questo è forte. Questo mi tolga una bella soddisfazione, perché questo qua deve essere qualche stronzo di merda che gioca dalla mattina alla sera. Cioè, c'ha la skin di tutta oro, di livello massimo. Cioè, questo è minimo a livello 300-350, per forza. Ma le finisci? Vabbè, dai, basta, prendiamo l'altezza. Questo mi fa cadere. Mamma mia, che se ti prendi la spazzata in faccia come godo. Evitata! Bombe! Ti ho fatto così. Ciao a tutti da Tiger! E buona stagione a tutti. Alla prossima.